RLB. Radioattiva. 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 50 sfumature di Ciccio. Riflessioni a mezzo stampa sugli avvenimenti della settimana. Ciccio Presta incontra i protagonisti della città. 50 sfumature di Ciccio. Sabato mattina alle 7:30 ed in replica domenicale. RLB, radioattiva la notizia. RLB radioattiva, buongiorno, radioattiviamo le notizie. Simona Gambaro ed Edoardo Maruca. Buongiorno. Rigorosamente buongiorno. In diretta, questa mattina ce ne andiamo in Sila, dove sicuramente starà nevicando. Questo lo sappiamo perché abbiamo sentito anche Marco Garofalo, ci ha dato questa previsione puntuale. E allora andiamo in Sila per parlare con Roberto Galati dell'Associazione Ferrovie in Calabria. In realtà vogliamo parlare ovviamente del trenino a vapore in Sila, di questa bella iniziativa che riguarda il nostro territorio cosentino. Buongiorno Roberto Galati. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie. Sappiamo che sei un po' raffreddato, questo tempo insomma non ti aiuta. No, non si sente poi molto. Allora parlaci un po', parlaci un po' di queste iniziative prossime relativamente appunto a questo bellissimo, devo dire la verità, trenino a vapore che si muove in questi scenari meravigliosi che sono quelli della Sila. Certo, allora intanto avremo domenica il treno speciale a vapore sul tratto Cosenza-Rogliano, sì, che non è propriamente la linea silana ma è il tratto iniziale della ferrovia a scartamento ridotto Catanzaro-Cosenza, sì, che appunto è un'iniziativa che noi svolgiamo su questa tratta in ogni caso per sensibilizzare sul ripristino della ferrovia silana. Infatti l'iniziativa si chiama proprio Bruzzi Express Obiettivo Sila. In ogni caso noi siamo riusciti a organizzare un evento che attorno al treno a vapore fa ruotare anche una visita guidata del centro storico di Rogliano, effettueremo anche il pranzo nel centro storico di Rogliano appunto, poi effettueremo anche una piccola escursione in versione trekking sul tratto iniziale della ferrovia silana che si dirama dalla stazione di pedace. Certo. È collegato appunto al treno a vapore, poi ci sarà sabato prossimo il convegno sul trenino del parco che abbiamo organizzato assieme all'ente parco appunto, e sarà a Camigliatello al centro visite Cupone. Ecco, si parlerà proprio della ferrovia silana, il tema è quello, ma quali sono potenzialmente insomma gli argomenti che saranno portati in discussione? Cioè nel senso si parlerà appunto di una rivalutazione come già in atto in realtà di questa iniziativa, di questo treno, di questa ferrovia silana. Certo, sì, allora l'argomento principale sarà la presentazione del nostro studio di fattibilità che abbiamo proprio redatto come Associazione Ferrovie in Calabria, che riguarda il ripristino in chiave turistica della ferrovia silana, in particolare per il tratto che va da Camigliatello fino a San Giovanni in Fiore, sì, che è quello più conosciuto, proprio quello pure più bello della tratta. E noi lanceremo anche una proposta su dove reperire i fondi per il ripristino della tratta, che poi si dirama in due vie, cioè la via chiaramente quella dei fondi europei, infatti chiederemo l'inserimento del ripristino della ferrovia silana all'interno della programmazione POR 2014-2020, sì, quindi lo chiederemo alla Regione Calabria, e poi faremo anche un'istanza al Ministro Franceschini che verrà consegnata appunto al Ministro dall'Onorevole Franco Laratta, per chiedere che la ferrovia silana venga inserita all'interno del disegno di legge proprio relativo al recupero delle ferrovie che appunto all'interno del territorio italiano hanno una certa valenza turistica. Bellissimo. Per esempio all'interno di questo disegno di legge è prevista la linea della Valle dei Templi da Agrigento a Porto Empedocle, c'è la Transiberiana d'Italia, e quindi perché non inserire anche insomma le nostre tratte, certo, sono meravigliose le nostre tratte e la ferrovia silana in primis, assolutamente, certo. Perdere un'occasione del genere sarebbe veramente una follia. Allora e Roberto, poi comunque c'è anche la faccio molto breve, c'è anche una possibilità di recuperare alcuni fondi che in realtà sono già disponibili e che in pratica la Regione Calabria annualmente stanzia a Ferrovie della Calabria e riguardano proprio il mantenimento delle condizioni minime delle tratte ferroviarie con esercizio sospeso, come appunto la linea silana. Però sono un bel po' di soldi che, se concentrati proprio per ripristinare il tratto Camigliatello San Giovanni in Fiore, probabilmente basterebbero pure. Ma quello che volevo fare una domanda: ma questa tratta ferroviaria, sì, avrebbe un risvolto esclusivamente turistico o potrebbe esserci anche un altro tipo di interesse, proprio quello precisamente dell'utilizzo dei viaggiatori nella normalità, il trasporto pubblico locale? Sì. Ecco. Allora, ecco, questo è un altro argomento che abbiamo affrontato pure. Sicuramente il trasporto
trasporto pubblico locale su questa tratta sarebbe competitivo sul, diciamo, sul tratto iniziale, quindi da Pedace fino a Spezzano della Sila. Sì. Tra l'altro fino al 2011 esistevano i treni su questa tratta. Il problema è che poi sono stati tolti perché avevano degli orari assurdi e chiaramente l'utenza non riusciva a servirsene. Certo. Ma se noi oggi pensiamo che da Spezzano della Sila si sovrappongono una serie di autobus davvero a distanza di pochissimi minuti che vanno tutti verso Cosenza, ci rendiamo conto che magari un solo treno riuscirebbe magari a sostituire 3-4 autobus. Gran parte invece, di questo. Esatto. Sulla tratta successiva, da Spezzano della Sila fino a Camigliatello, si potrebbe pensare ad un servizio di trasporto pubblico locale con, diciamo, i treni ordinari, però concepito sempre in funzione del treno a vapore, quindi ad esempio un servizio di treni ordinari che serve a portare per esempio le persone da Cosenza fino a Camigliatello con il treno diesel e poi da lì proseguire con il treno a vapore. Sicuramente trasporto pubblico locale da San Giovanni in Fiore fino a Cosenza sarebbe... non è purtroppo competitivo perché i tempi di percorrenza erano elevatissimi, quindi chiaramente nel 2016 non conviene, certo, sarebbe proponibile, però su determinati tratti, appunto come ho spiegato, il senso ci sarebbe sicuramente. È allora una linea che ha tantissimo da dire ancora. Certo, noi ti ringraziamo Roberto, ovviamente invitiamo ad aderire a questa giornata in programma domenica e anche a questo convegno in programma sabato 12 marzo. Grazie mille, una buona giornata. Grazie a voi, al buona giornata, grazie, buongiorno. Ciao.